tempo sta per scadere. Sei stato molto bravo. Non perfetto, ma bravo. Vuoi ambire alla perfezione? La voce del nostro florido insediamento è giunta lontano. Guardati intorno. Potresti scorgere delle facce nuove. Siamo alleati con i danesi del Grand Bridgeshire. La loro Jarl, Soma, ci ha promesso amicizia. Molto bene, Eivor. Queste prime vittorie ci ripagheranno. È così, e in molti modi. Una delle migliori guerriere di Soma, Birna, ci servirà con la sua lama. È una grande combattente e uno spirito allegro. Credo che si troverà bene. Lieta di averla qui. Bel lavoro. Eivor, solo per dirtelo, hanno aperto un negozio qui fuori, un mercante, credo. Quando puoi, chiedigli di che si occupa. Credo faccia parte di una gilda, i Giovani Occhi. O era i Giovani Senza Occhi? Senza Occhi? No, devo essermi sbagliata. Chiediglielo tu. Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Dimmi di più sull'Edchestershire. Vorrei potermi riunire con Sigurd. Si trova nella città di Repton per incontrare Ubba e Ivar Ragnarsson. A quanto ho capito, sono sul punto di spodestare l'attuale re di Mercia per incoronare un uomo a loro gradito. Un progetto ardito. Potrei raggiungerli e aiutarli come posso. Credo che dovresti. Non li farò attendere. Bene, informerò Sigurd e i Ragnarsson promettendo loro il tuo aiuto. Se fossi in te, andrei in nave. Repton si trova molto a nord, sul fiume Trent. Salute, Eivor. Per gli dei. Che è successo qui? Eivor è qui! Che gli dei siano lodati, anche se sembrano averci abbandonati. Mi duole dirtelo, Eivor. Tecla se n'è andata. Cosa? È morta? No. È via per una faccenda. E ha affidato tutto al suo apprendista. Questo caos è opera sua. Chi è questo apprendista? Un ragazzo di nome Ake.
Lui saprà dirti che è successo. Devi solo trovarlo. Io? Perché non tu? Qui serve qualcuno che ripulisca. E poi sono un po' brillo. Vai tu. La mia coppa è vuota. Come fa un uomo a sopravvivere se non ha niente da bere? Devo affrontare il mio dolore. Benvenuto, un nuovo cliente. Non ha importanza, in ogni caso parlerete con me. Randvi mi dice che siete mercanti. Ah, salute! Sei tu a capo di questo laborioso accampamento? Veniamo a nome dei Mille Occhi, venditori di merci rare e tesori esotici provenienti dai quattro angoli del mondo. Se ti serve, noi l'abbiamo. Se non l'abbiamo, non ti serve. È il nostro motto. Capisco. E il piccolo è con te? Piccolo? Piccolo? Amico mio, il tuo sguardo posa sul maestro dei mille occhi, capo della nostra gilda, una leggenda, un eroe del popolo e il mercante più ricco a ovest dell'Indo. Stai ammirando Reda! Parla di te. Sì, Eivor Morso di Lupo. È un piacere incontrarti finalmente. Hai un'aria familiare. Ti posso assicurare che è il nostro primo incontro. Forse ho un viso comune. Che cosa posso fare per te? O tu per me? È molto semplice. Per un certo prezzo ti farò accedere a un mercato segreto che unisce le dune d'Egitto alle lande inglesi. Per quale prezzo? Dipende dall'oggetto, ma c'è un dettaglio. In questo mercato si paga sempre in opali. Interessante. Ha un colore molto strano. Posso prenderlo? Puoi prenderlo e tenerlo. Un dono di Reda per la tua immensa ospitalità. E ora guarda, scopri quali merci posso offrirti. Scelta eccellente quanto fortunata, poiché le mie merci vanno a ruba e cambiano ogni giorno. Ora che abbiamo stretto amicizia, anche la gilda dei mille occhi ti sarà amica. Questo cosa significa? Osserva i miei indumenti, la mia sciarpa. Nei tuoi viaggi incontrerai i miei collaboratori, che porteranno vesti delle stesse fogge. Sono la mia gente, i miei occhi. Cercali per avere merci o incarichi. Portali a termine e potrai ottenere una piccola somma. E forse anch'io sarò propenso a ricompensarti. Sembra interessante. Ne sono lieto. Ora, se vuoi scusarci, il mio apprendista penserà alla tenda. Rimarrete per qualche tempo, immagino. Oh, sì, ma non devi ringraziarmi. Per noi è un onore poterci sentire a casa qui. A presto!